armadio appartenente al gruppo La Maschera, il Diavolo di Tufara, quest'oggi qui a Castelnuovo a Volturno per partecipare a questa sfilata. Il divertimento è tanto, ci sono 4 maschere, voi siete uno dei rappresentanti. Una maschera antichissima la vostra e conosciutissima. Sì, in effetti la nostra maschera va ritrovata proprio prima ancora di Cristo. Si rifà un po' ai riti dionisiaci e quindi praticamente si ripete un po', poi ha avuto le modifiche con l'avvento della religione cattolica, per cui si è un po' trasformato, però diciamo così che principalmente rappresenta un pochettino il sacrificio che Dionisi faceva prima della primavera per iniziare il nuovo anno dell'agricoltura. Per cui sono rimasti ancora alcuni aspetti, tipo per esempio il diavolo che rappresenta Dioniso vestito di pelle di capra, che praticamente dovrebbe smembrarsi dopo la cerimonia. Però noi usiamo un simulacro in paglia, perché lo buttiamo giù da una rupe, il tufaro sta su una rupe di tufo, per cui lo buttiamo giù rompendosi questo fantoccio. La paglia fa la seminazione praticamente dell'inizio della primavera, per cui il rito è rimasto uguale. Ci sono le baccanali, ci sta il diavolo, ci sta la morte che rappresenta l'inizio e la fine, ci sta la mamma e il papà di carnevale che portano un bamboccio che poi dovrebbe essere per l'anno prossimo, quindi la continuità della maschera, e nello stesso tempo ci sta una giuria che rappresenta la fine del diavolo, cioè la condanna, l'ultimo giorno, la condanna del diavolo, per cui inizia un nuovo anno con questo fantoccio, con questo bambolotto che rappresenta il nuovo anno che sta in una culla, e si prosegue di anno in anno sempre la stessa storia. Quindi è un rito che è abbastanza antico. Noi abbiamo riscoperto un pochettino quelle che sono le nostre origini, cioè praticamente le baccanali. Noi vediamo in giro con gente con il pitale, che praticamente è proprio lo sfaldamento della società, il massimo del un pochettino rappresentazioni nostre che sono un po' fuori norma, però nello stesso tempo è quello che dà l'impulso, cioè la gioia, la pazza gioia, che poi va a finire con la condanna del fandoccio, del diavolo, del carnevale, e quindi praticamente inizia un nuovo anno, si ritorna alla normalità. Nel pomeriggio di martedì tutto il paese va in fermento, va in un movimento di totale divertimento, proprio con altre maschere, con altri diavoli di vari pezzature, dai bambini, dai più grossi, dai più giovani, fino a quello che noi vediamo oggi qua. Tutto il paese partecipa a questo avvenimento veramente unico. Quest'oggi voi siete qui come rappresentanza della vostra maschera per partecipare a questa grande sfilata e presentazione di maschere diverse che si riuniscono qui in occasione dell'ultima domenica di carnevale a Castelnuovo a Volturno. Qual è il messaggio che voi come associazione e come rappresentanti, se possiamo dire, del Diavolo di Tufara volete lasciare? La nostra associazione è quella di riportare una storia praticamente millenaria del nostro paese. Ci siamo gemellati con i Mamutones di Samugheo, ci siamo gemellati con il Cervo al Volturno, stiamo per iniziare un gemellaggio con Tricarico, quindi siamo stati a Fano, siamo stati a Viareggio, quindi abbiamo cercato di portare la nostra maschera, il nostro messaggio di inizio, di sempre di speranza, un po' ovunque. Compagnia del signor Rado del gruppo folclorissimo Coranti. Loro provengono dalla Slovenia, sono qui per la prima volta in Molise con delle maschere veramente folcloristiche. Signor Rado, la sfilata è iniziata, dovete velocizzarvi, ci dica solo da dove venite. Veniamo dalla Slovenia. Complimenti a questo gruppo che viene veramente da lontano, che si è prestato ad essere qui in Molise, è rimasto, ci ha detto prima in inglese, piacevolmente sorpreso. Non ci resta che vederli all'opera, grazie mille.
Sono in compagnia del dottor Aleš Gaknik, un membro dei Korant, un ricercatore che si interessa appunto a diversi ambiti culturali, ma specialmente a quello più legato alla tradizione. Ecco, la prima domanda riguarda l'origine della maschera che avete presentato qui questa sera. Yes, Korant, as your group belongs to the same type of mask. Dice che è molto difficile risalire alle origini precise dei Korant o Korant, dipende dalla pronuncia, dalle varie località. I disegni più antichi che hanno ritrovato risalgono a 20.000 anni fa sui Pirenei e ritraggono queste maschere. Nello specifico, che cosa rappresenta la vostra maschera? It's a zoomorphic mask, so it represents like il cervo, like animal. Adoperando diversi tipi di pelle, rappresentano animali diversi, quindi è evidentemente una figura zoomorfa. Può rappresentare diversi animali, però ci sono delle ipotesi che addirittura pensano che siano le persone morte che in questo periodo dell'anno ritornano. Anche nel caso della vostra maschera c'è prima la morte e dopo la resurrezione, in questo caso appunto delle persone che possono essere già defunte, nel caso del cervo di un animale che viene prima ucciso e poi rinasce in maniera positiva. Today we discuss about that on the symposium and, dice che lui rimane molto sorpreso dal fatto che pur avendo fatto delle ricerche piuttosto approfondite non ha trovato nessun legame dei Korant con il mito di Dioniso, nonostante Ptui fosse un'antica città romana, Petovia, una delle cinque più grandi città fuori dall'impero, da Roma, insomma delle città fondate dai romani, però non c'è uno stretto collegamento con il mito di Dioniso, e questo lo preoccupa e lo sorprende un po', perché avendo le stesse radici, la stessa tradizione, che c'è comunque qualche cosa di base che accomuna tutti questi miti, tutte queste rappresentazioni di maschere, questo lo ispira e lo induce ad approfondire ulteriormente le sue ricerche per vedere se effettivamente c'è un contatto con il mito di Dioniso. We could find maybe some new hypothesis about the origins. Un'ultima domanda, quella riguardante la prima venuta qui in Molise. Vi siete relazionati non soltanto alle maschere tipicamente molisane, quale il diavolo di Tufara e il cervo, ma anche ad altre maschere italiane come quelle sarde e calabresi. Che impressione ne avete avuto? I think first of all that this festival Castelnuovo al Volturno is very special festival. Innanzitutto è molto felice di essere stato invitato a Castelnuovo al Volturno, è rimasto impressionato favorevolmente, molto felice di tutto quanto, e anche la rappresentazione del cervo gli è piaciuta tantissimo. Il festival dice che è una cosa molto importante perché rispetta proprio le tradizioni più pure, e lui conosceva già chiaramente Mamuzones e è innamorato della Sardegna, delle persone sarde, quindi insomma è rimasto entusiasta del valore anche umano. E una semplice cosa vorrebbe consigliare e augurare sia ai Mamuzones che al cervo di Castelnuovo al Volturno, e cioè quello di essere iscritti alla lista dell'UNESCO, la quale UNESCO già dal 2003 favorisce e dà molto spazio agli impegni culturali, e dice che il cervo sarebbe perfettamente rappresentato proprio come tipo di tradizione, e sarebbe proprio una cosa meravigliosa se venisse iscritta dall'UNESCO. Thank you.